Uno studente universitario inesperto si accoppia accidentalmente con una bambola del piacere e deve andarci a letto, altrimenti dovrà pagare un enorme debito di 50 milioni. Una notte, IT si aggira curioso per la casa, cercando di capire da dove provenga uno strano rumore. Alla fine apre una porta e vede un uomo mascherato che riceve piacere da una donna. La figura spaventosa si avvicina al ragazzo e gli rivolge uno sguardo minaccioso. Alla fine IT si sveglia da questo spaventoso sogno ricorrente. Suo padre, il signor Noai, una star del cinema per adulti, entra nella stanza per dirgli di fare meno rumore. Qualche istante dopo il signor Noai torna a girare il suo film, che IT può sentire chiaramente dalla stanza adiacente. Improvvisamente l'uomo muore per un attacco di cuore nel bel mezzo delle riprese. Mentre i paramedici trasportano il padre dell'adolescente sull'ambulanza, l'amica Lisa lo consola. Nei giorni successivi i giornali pubblicano articoli di tributo per la defunta star del cinema per adulti. Una mattina IT trova davanti al cancello di casa una grande scatola proveniente dal laboratorio di Jean-Claude. Dopo averla portata dentro, improvvisamente vibra e IT si chiede cosa possa essere. Apre quindi il pacco e, setacciando con cura, scopre il petto di una donna. Tocca l'oggetto, ma la mano di una persona gli afferra il polso. L'adolescente spaventato indietreggia e dalla scatola esce una donna bellissima e poco vestita. La donna si presenta in giapponese come Anna e dice che farà tutto ciò che lui desidera. Sopraffatto, Ita ha un'emorragia gassosa, un riflesso che gli viene inconsciamente ogni volta che è eccitato. Esce di casa e si imbatte nell'amico del padre, lo zio Jean, uno scienziato. L'uomo chiede freneticamente all'adolescente se ha aperto il pacco e se ha toccato il petto del robot. Prima che possa rispondere, Anna lo raggiunge e inizia a toccarlo in modo suggestivo. Lo scienziato gli ordina di esclamare la parola in codice per disabilitare temporaneamente il robot. Pochi minuti dopo, Jean spiega che Anna è un prototipo di bambola di piacere che funziona con un programma di intelligenza artificiale sviluppato da lui e dal padre di It. Dice che il robot è stato inviato a casa per essere testato dalla star del cinema per adulti perché aveva l'intenzione di presentarlo agli investitori. Tuttavia, ora che il signor Noai è morto, la bambola si è collegata con lui proprio come un telefono cellulare che riconosce solo l'impronta digitale del proprietario. E lo scienziato non può fare nulla. Confuso, IT chiede cosa deve fare e Jean gli risponde che deve dormire con i robot per dimostrare agli investitori che funziona. Al rifiuto di IT, l'uomo rivela che dovranno restituire agli investitori 50 milioni di baht ciascuno. Jean gli assicura che gli basterà andare a letto con Anna una sola volta e tutti i loro problemi saranno risolti. Tuttavia l'adolescente ricorda un momento nei bagni della scuola quando una studentessa lo toccò e gli disse che voleva andare a letto con lui. Purtroppo il riflesso gassoso di IT disturbò la ragazza e i due compagni di classe lo presero in giro per la sua incapacità di essere all'altezza della fama di amante dell'esperto padre. Alla fine lo scienziato gli consegna il manuale del prodotto e gli ricorda di cambiare la lingua in thailandese, in modo che lui e la bambola possano comunicare. Quando l'uomo se ne va, controlla il suo tablet dal punto di vista di Anna e vede l'adolescente leggere il manuale. Pochi minuti dopo IT accarezza il sedere di Anna per accedere alle sue impostazioni e riesce a cambiare la lingua. Ora che possono comunicare, l'adolescente chiede quanta batteria le è rimasta. Così Anna mostra la percentuale del 94%. Quando l'adolescente chiede se può consumare la sua energia svolgendo attività faticose, il robot conferma. Le ordina quindi di eseguire diversi esercizi, come rimbalzare su una palla medica, fare aerobica e usare una ruota. Improvvisamente la bambola dichiara di essere al 5% di energia, per poi spegnersi. IT si avvicina alla bambola e nota che è surriscaldata. Poi la copre con una coperta e si veste per andare a scuola. Dopo che lo studente è uscito, Jean si intrufola in casa per installare una batteria più duratura sul robot. Pochi minuti dopo programma la bambola per andare a cercare l'adolescente all'università. Anna si dirige quindi verso la scuola e tutte le persone che incrocia sono stupite dalla sua bellezza. In classe, gli amici di IT, Penguin, Pop e Lisa discutono del loro progetto cinematografico. All'improvviso Anna entra nell'aula, costringendo lo studente imbarazzato a presentarla come una sua lontana parente. Penguin e Pop, immediatamente innamorati, chiedono alla donna se sia un'attrice o una modella, mentre Lisa si chiede seccamente perché non abbia mai nominato Anna, nonostante siano amici fin dall'infanzia. Dopo la lezione, l'amica rimprovera Pop per aver fissato il petto di Anna. Pochi secondi dopo, Rattana e gli altri membri del club per la conservazione dei valori thailandesi rimproverano Anna per aver indossato una versione succinta dell'uniforme scolastica. Per farla smettere, Pop le ruba scherzosamente gli occhiali e le chiede gentilmente di riprenderseli. La presidentessa del club, spaventata, fa come dice lui. Dopo il confronto gli amici di IT si accorgono che lui ed Anna sono spariti. Quando se ne vanno, Rattana giura di far pentire i trasgressori delle regole. Altrove l'adolescente dice di dover tornare a casa. Così il robot gli dice di salire sulla sua schiena e lo porta a casa. In casa IT ringrazia la bambola e le chiede come ha fatto a ricaricare la batteria. Anna dice che Jean ha sostituito la batteria con una che non si riscalda e non si spegne facilmente.
Quando lui le chiede dove sia conservata la batteria, lei inizia a sbottonarsi la camicetta. Così l'adolescente le dice di fermarsi. In quel preciso momento arriva Lisa, che le dice che aveva ragione a pensare che non fossero davvero parenti. All'improvviso il robot allarga le gambe per mostrare a loro dove si trova la batteria, scioccando It e Lisa. Pochi minuti dopo l'adolescente spiega la situazione alla sua amica, che gli suggerisce di far dormire Pop e Penguin con il robot. Tuttavia egli dice che Anna ha installato un sistema di protezione che significa che attaccherà chiunque non sia il suo vero proprietario. Scettica, Lisa prova a toccare il petto della bambola, ma viene fulminata. Quella notte Anna cerca di dormire con l'adolescente calcolando che c'è il 75% di possibilità che ciò accada. Tuttavia quando si infila sotto le coperte per dargli piacere, lo stomaco del ragazzo viene sconvolto e lui ricorda il suo sogno ricorrente con l'uomo mascherato. Prima che la situazione degeneri, il robot si guasta e si blocca, permettendo a It di allontanarsi. Il giorno dopo lo scienziato si rende conto di aver bisogno di aiuto per incoraggiare It a prendere confidenza con le donne. Così chiama Dao, una star di film per adulti in pensione, per insegnare al figlio del loro vecchio amico le sue abilità famose in tutto il mondo. La donna accetta la sfida. Più tardi quel giorno Dao si reca a casa di It e tutti gli uomini che incontra rimangono a bocca aperta. Nel frattempo Anna si avvia in camera da letto e annuncia che il suo sistema è stato aggiornato. In salotto la donna si commuove parlando del defunto padre di It. Poi chiede se la sua strana condizione si verifica ancora ogni volta che il ragazzo è citato. E lui conferma. Allora Dao gli ordina di ripetere le frasi di affermazione per incoraggiarlo a non avere paura di stare con una donna. Per poi prendere le sue mani e metterle sulle sue colline. Improvvisamente Anna appare da dietro il divano e colpisce con un colpo di karate il collo della donna. Pochi minuti dopo la donna visibilmente dolorante dice a It di chiamarla ogni volta che ha bisogno di consigli, stando attenta a non toccarlo per evitare che il robot la colpisca di nuovo. Mentre se ne va, chiama lo scienziato per informarlo che ha fallito. Poi Lisa arriva con il suo viso completamente truccato, indossando un uniforme più succinta. A scuola, Ratan intercetta Risa e Anna e chiede a loro di cambiarsi d'abito, tra lo sgomento di Pop e Penguin. Durante la lezione di cinema, l'insegnante gli informa che il presidente di Thai Value Conservation Club lo ha contattato per incaricare il gruppo di realizzare film sui pericoli delle attività piacevoli prima del matrimonio. All'inizio il gruppo rifiuta, ma l'insegnante dice che il film può servire come progetto finale e promette a loro di dare delle A se faranno un buon lavoro. Ratana dice anche che supervisionerà il gruppo per assicurarsi che non facciano errori. Più tardi il gruppo si reca a casa di It, che ha già l'attrezzatura nello studio del defunto padre, e prega Lisa di non dire a loro della vera natura di Anna. Fuori dal cancello vedono Dao, che i Penguin riconosce immediatamente e a cui si presenta subito. Nello studio gli amici di It sono stupiti dagli insoliti giocattoli e oggetti di scena. Presto il gruppo discute la storia di base del film e la donna dice di non capire perché sia necessario promuovere l'assenza di attività piacevoli prima del matrimonio. Ritiene che sia meglio sostenere la necessità di fare l'amore in modo sicuro e responsabile. All'improvviso, It dice che forse è il caso di concludere la riunione di oggi, poiché ritiene che tutti gli altri non stiano prendendo sul serio il progetto. Quella sera, il robot invita l'adolescente a dormire con lei, ma lui ignora le avance e si concentra sui compiti. Quando lei gli chiede cosa lo preoccupa, lui le confida le sue preoccupazioni per il debito di 50 milioni di baht, di cui incolpa il padre. Dice che la gente pensa che avere come padre la più famosa star di film per adulti sia bello, mentre in realtà è il contrario. Anna chiede che tipo di padre fosse il signor Nuai, e It risponde che era un ottimo padre, ma a volte sentiva che l'uomo stava solo rimediando a tutte le cose cattive che aveva fatto. Tuttavia sottolinea che, nonostante i difetti del padre, gli ha sempre voluto bene. Il robot osserva che ha difficoltà a capire l'amore. Così l'adolescente spiega che una persona ama veramente quando impara ad accettare sia le sue qualità buone che quelle cattive. La donna elabora l'emozione e la salva nel suo sistema. Lui le chiede se è in grado di sviluppare i sentimenti e lei spera di poterli usare in futuro come farebbe una persona vera. Il giorno dopo, durante le riprese, Lisa sparge di nascosto del lubrificante sul pavimento prima di chiamare il robot. Tuttavia Ratana le corre incontro e lei scivola. Purtroppo la bambola si blocca quando la caduta le danneggia la testa. E It, preoccupato, si accerta subito che stia bene. Quella sera chiama Jean per chiedere aiuto e lo scienziato gli consiglia di riavviare il robot e di chiedergli di riorganizzare i suoi dati. Pochi minuti dopo Anna si riaccende e dice che sta bene. Chiede se Lisa ha fatto quello perché la odia, ma l'adolescente pensa che la sua amica non volesse fare del male ad Anna e che, anche se sembra arrogante, in realtà è una persona gentile. Poi la bambola gli chiede se vuole bene a Lisa e It risponde che le vuole bene come un'amica. Ella è in grado di essere sempre stata al suo fianco. Ricorda che la sua amica lo ha confortato dopo che i compagni di classe lo avevano bullizzato nel bagno. Anna afferma che, poiché si sente ancora felice di stare accanto all'adolescente, nonostante i suoi diversi stati d'animo, gli chiede se quello che prova è amore. Lei gli chiede anche cosa prova per lei. Invece di rispondere alle sue domande, It, agitato, si limita a dire che comunica molto meglio dopo aver riorganizzato i suoi dati. Lei gli chiede di restare al suo fianco mentre ricarica la batteria.
batteria e si coccolano a letto. La mattina dopo il ragazzo è scioccato nel trovare i robot sotto la doccia con indosso un bikini succinto. Lei gli spiega che si fa la doccia 2 volte al giorno perché l'igiene è importante. Eccitato, l'adolescente ricorda il suo sogno spaventoso per poi correre fuori dal bagno. Nel bagno delle ragazze, Lisa si scusa con Anna e la bambola dice di non essere arrabbiata. Quando l'umana le chiede perché non è arrabbiata, il robot riproduce la conversazione avuta con It ieri sera, in cui il ragazzo dice che Lisa è una persona gentile. Poi ricorda la prima volta che ha incontrato l'adolescente. Lui l'ha salvata da un ruzzo esibizionista dandogli un calcio nell'inguine, così lei lo ringraziò e si presentò. Lisa dice che It l'ha sempre protetta e che il motivo per cui è forte è che lui le dice sempre di essere forte. Improvvisamente il robot elabora il concetto di amicizia nel suo sistema, ma l'umana la corregge e dice che ama It. Prima di andarsene, Lisa ribadisce che lei e Anna sono nemiche, entrambi in lizza per la stessa persona. Quella sera la bambola indossa un abito nero con cinghie di cuoio e attira nuovamente l'adolescente. Quando si rende conto che lui è troppo impegnato con i compiti, inizia a pulire la sua stanza, assicurandosi che lui la veda bene. Poi lei calcola la sua probabilità di fare l'amore all'85%, così lui pensa che dovrebbero fare un tentativo. Tuttavia l'approccio aggressivo di lei lo fa finire prima e l'adolescente, imbarazzato, esce dalla stanza. Il giorno dopo Pop porta dell'alcol alla riunione. Lisa sa che ha intenzione di far ubriacare Anna e lo incoraggia a farlo. Dopo molti drink, Dao si allontana per un momento e gli altri dicono a Penguin di assicurarsi che stia bene. Pochi secondi dopo, Lisa dice a Dite che non si sente bene e che vuole sdraiarsi sul suo letto. Così l'adolescente preoccupato la segue. Quando il robot si alza per raggiungerli, Pop la ferma e le dice di restare. Spiega che Lisa e It flirtano sempre quando hanno bevuto troppo e dice alla bambola che possono restare e divertirsi. In camera da letto l'amica blocca l'adolescente sul letto e inizia a sbottonare la camicetta. Lui le dice di fermarsi e che sono solo amici, ma lei continua ad avvicinarsi. Nello studio Pop dice ad Anna che a It piacciono le donne che bevono, così il robot prende la bottiglia e si fa una bella bevuta. Il liquido però le provoca un malfunzionamento e un congelamento, così il ragazzo ne approfitta per andare a letto con lei. Dal suo laboratorio, Gianni si accorge che qualcun altro sta toccando il robot e chiama It. Nella camera da letto, Lisa cerca di baciare l'adolescente, ma lui la respinge di nuovo. Quando lei cerca di sbottonargli i pantaloni, lui la spinge via e risponde al telefono. Lo scienziato gli dice di trovare immediatamente Anna, perché se qualcun altro va a letto con lei, il suo sistema di protezione potrebbe uccidere la persona. Fortunatamente l'adolescente arriva in tempo per salvare il robot dal suo amico. Lui rimprovera Pop perché pensa sempre solo ad andare a letto con le donne. L'amico sostiene che il fatto che lui voglia andare a letto con una bella donna è normale, mentre il rifiuto di It è invece strano. L'adolescente rivela quindi che Anna è un robot e Pop dice che la prenderà se lui non la vuole. Furioso chiede all'amico se ha 50 milioni perché gli darà volentieri i robot per liberarsene. Accorgendosi che Anna ha sentito le sue dure parole, It cerca di scusarsi, ma la bambola piange a dirotto e lo schiaffeggia. Poi corre fuori dalla stanza spingendo la comprensiva Lisa ad ordinare all'adolescente di inseguire i robot. Furiosa Anna singhiozza e vorrebbe non essere in grado di provare emozioni tristi. Poi corre strada, dove un veicolo la investe. Subito dopo lo scienziato le informa che la scheda madre del robot è stata gravemente danneggiata e che dovrà riportarla in laboratorio. Aggiunge che la riparazione del danno probabilmente cancellerà la sua memoria e non si ricorderà più di lui. It chiede se le modifiche sono necessarie e l'uomo gli dice di accettare che tutto è finito e si scusa per avergli causato tutti questi problemi. Più tardi Lisa e Penguin lo incoraggiano il cupo adolescente a salvare Anna e si recano al laboratorio di Jean. Tuttavia, proprio come previsto dallo scienziato, il robot è tornato alle sue impostazioni di fabbrica e non si ricorda più di lui. L'adolescente chiede se c'è un altro modo per conservare i suoi ricordi e l'uomo dice che potrebbero collegare le loro onde cerebrali permettendo alla persona di scavare nei ricordi più profondi. Nonostante l'avvertimento dello scienziato sui rischi del processo, It è decisa a procedere. It si ritrova all'interno della sua mente, dove vede Anna allontanarsi. Cerca di seguirla, ma viene trasportato al ricordo dell'incidente del bagno. Invece di sentirsi in imbarazzo, si difende dai bulli. Poi finisce nello studio cinematografico, dove una scena caotica cerca di distrarlo dalla sua missione. Quando apre la porta accanto, torna alla sua infanzia e vede l'uomo mascherato. Tuttavia si rende conto che sotto la maschera spaventosa c'è sempre stato suo padre. Infine trova Anna svenuta sul letto. Dice al robot che anche se si conoscono da poco tempo è grato che sia entrata nella sua vita. La prega di svegliarsi per poterle chiedere scusa per le parole offensive che ha pronunciato. Con sua grande sorpresa il loro piano funziona e la bambola si sveglia e lo abbraccia. Nel frattempo nel mondo reale anche Anna si stringe a lui in un caldo abbraccio. Giorni dopo It e la bambola non sono ancora riusciti a fare l'amore, ma l'adolescente non deve più preoccuparsi
disoccuparsi del debito di 50 milioni perché un produttore americano lo ha contattato per acquistare i diritti di tutti i film del suo padre. Pop e Rattana hanno capito di piacersi fin dall'inizio e a causa del severo voto di castità di Rattana, per il momento sono ricorsi all'uso di giocattoli. Penguin è riuscito a conquistare Dao e le dà una mano nella sua attività di lavanderia. Lisa continua a diffidare dei robot, ma It crede che le piaccia davvero passare del tempo con Anna. Jeanne conclude che la sua invenzione non è riuscita ad essere una bambola di piacere, sollevando l'adolescente dalla pressione di dover dormire con lei. Tuttavia, lui e Anna passano molto tempo insieme, godendo della reciproca compagnia. Se il video ti è piaciuto, iscriviti, commenta e lascia un like. Grazie per aver guardato.